Questo addirittura ancora in fiamme. Guarda che casino. Madò, madò. Che assalto, ragazzi, che assalto. Ui, ui, ui. Buono, buono, buono. Pigliatene un altro, ne gradisco un altro. Ho alcol come non ci sono domani. No, i bambini no. I bambini mutanti. Oh, siamo all'interno del buco? Manca ancora tanto per raggiungere il fondo. Salve a tutti, sono Drone Gamer e bentornati su The Forest. E sì, come potete vedere, ho cominciato a darmi un bel po' da fare. Non vi dico quello che non è spawnato da ste parti, di tutto. Allora, i grossi e ancora i mutanti non mi hanno attaccato, ma porca di quella porca, invece i cannibali normali mi stanno spawnando qui come non ci sono domani. È cambiato qualcosa da quando siamo entrati nelle caverne. A quanto pare adesso sanno dove abito e non vengono qui per portarmi la posta o altro, no. Vengono qui per abusare della mia bellissima carpa, cioè tendenzialmente per mangiarlo, ma vabbè, dettagli. Allora, come potete vedere, innanzitutto mi sono costruito una casa che sia un attimino, più seria e resistente, così che se mai facessero breccia mi ci posso rifugiare. Sto costruendo anche un pochettino di mura difensive che sono belle altine e le alterno anche a delle porte. Anzi, aspetta che finisco un attimino di... cos'è successo? Perché me l'hai messo qua? Gioco? Questa non andava... Ah sì, la porta, ok. Per un secondo mi è preso un dubbio, ok. Dio. E le sto alternando a porte e finestre in modo tale che io possa passare tranquillamente. In teoria loro non ci passano. Io spero che loro non ci possano passare, se no rimarrò tantissimo fregato. Devo stare attento perché ho piazzato una molotov da ste parti. Dovrei segnarla perché prima o poi me la prenderò. Sto mettendo anche qualche trappola per coniglio, visto ma che ci passa comunque. Non ho ancora capito se devi metterli in zone di conigli oppure di tanto in tanto te la attiva e vi sono tutti felici e contenti. E pian piano sto mettendo anche le palizzate lungo qui. Dovrò fare delle entrate e via dicendo, ma almeno ai lati siamo un attimino protetti. La rottura di maronzoli più grande e dovrò andare a far legna e trasportarla, ammetto. Ecco, qui ancora un paio. Infatti per costruire tutte queste palizzate mi ci è voluta una boia di vita. Devo ancora fare la slitta, ora che ci penso, per trasportare i tronchi. E voilà! Abbiamo sulla casetta. Così finalmente gli armadi li possiamo mettere in interno. Aspetta, che si passa, Ma non riesco a salire, prima ci salivo in tranquillità. Vabbè, devo fare un piccolo saltino. E abbiamo la casetta con le riviste. Sono le riviste culturali. Ah, porco cane, gabbiano, mi hai fatto prendere un colpo. Sì, ma scusate, io la casetta l'avrei fatta per me, non per i gabbiani. Ma tipo... vabbè, prego, tranquilli. Vabbè, facciamo finta di nulla, non li posso neanche attaccare perché sennò butto giù la casa. E vedrò casomai di spostare all'interno buona parte degli armadi, così che se i cattivoni ci attaccano almeno non me li distruggono, spero almeno. Ok, ne ho messi un paio, praticamente è diventato Shopkeep versione survivalista, ottimo. E qua ci potremo mettere tutte le nostre riserve, tipo i medicinali e via dicendo. Non mi aspetto che arrivino clienti, voglio dire. Ecco, qua mettiamo un pochettino di bibite. Vedrò di scaricarle quasi tutte perché ho intenzione anche di andare a fare un po' di giri. Anche barrette ne abbiamo trovate a pacchi. Intanto torno all'aereo e quindi vedo di ripigliarmi tutto. E qua sopra invece gli alcolici, con cui mi sto craftando anche tutti gli esplosivi e via dicendo. Potremmo anche cavarli da qui. C'ho praticamente alcolici come ci fosse un domani. Anche qua ci sono parecchie droghe. Oh mio Dio. Buono, alcuni farmaci ovviamente ce li portiamo via. Anche una barretta nel caso venga fame. E così alcolici ci crafterò qualcos'altro. Buono, buono, stiamo procedendo abbastanza bene. Ho distrutto alcune strutture perché le sto pian pianino spostando. E ho scoperto che in teoria possiamo ottenere le ossa direttamente mettendo le parti umane ad essiccare sui nostri essiccatoi esterni. Ecco, qui dovrei avere abbastanza bastoncini. E voilà. Quindi da una parte mettiamo tutte le parti che non intendo mangiare. Dice sì, braccia e gambe si dovrebbero essiccare abbastanza. Ecco qui. Questa è la sezione di oggetti che non ho intenzione di toccare. Questa invece è la sezione oggetti che intendo papparmi eventualmente. Ecco qua, mettiamo tutto ad essiccarsi. Cioè dovrebbero essere anche già pronti in teoria. Anzi, magari una ce la portiamo via. Vediamo un po'. Essiccato fresco. Buono, buono, buono. Non ci possiamo lamentare. Allora, mi farei un'esplorata veloce. Vediamo se troviamo qualche accampamento dei cannibali e potremo vedere di recuperare qualche risorsa. Oh, questo è nuovo. Questo ancora non l'avevo mai visitato. Ed in parte un lago. Facciamo attenzione. Vediamo di aggirarli perché più grande l'accampamento, immagino, e maggiore il numero di persone. Ciao cordicina. Ah, ho l'inventario pieno, peccato. Devo trovare un modo per scaricare anche questi oggetti, dicevo. Ma maggiore la grandezza del villaggio, prima maggiore la quantità di gente che potremmo trovare all'interno. Spero non spawnino quelli con le braccia e le gambe, No. No, basta, mi sono caccato troppo lo scorso episodio. Eccoli là. Già li vedo, ne vedo almeno tre. Dannazione. Dovremmo farci anche un po' di bombe. Dovremmo farci anche un po' di bombe assolutamente. Allora, aspetta che mi procuro un pochettino di linfa perché l'ho già usata. Perché nello scorso episodio ho avuto problemi con le bombe. Eccolo qua. E faccio le bombe più la linfa.
Dovrei ottenere la sticky bomb, ovvero la bomba che si appiccica, così che non mi va più in giro. Olè! Molto meglio. Dovrò solo stare attento a selezionarla correttamente, così che quando la tiro non scivolerà tipo ghiaccio. Ci sono rimasto come un pirla a questo episodio. Con le molotov ho preso un solo signore. Ah, non ho più la pittura addosso. Con la pittura si erano tipo spaventati, si erano messi a pregare nel corso episodio. Per adesso non vedo nessuno, però... Oh mio Dio, è pieno di cadaveri dovunque. E c'è pure un coniglietto che passa avanti e indietro. Ok. Ah mio Dio, lo schifume dovunque. Mi sento un pochettino più survivalista provetto, non dico di no. Guarda, cadaveri dovunque lasciati là. Ma qui ti mangiano la carne marcia, cioè, capisco almeno la cucinassero. E qua richiede dell'esplosivo. Oh! Io dell'esplosivo ce l'ho, ma ho la vaghissima impressione che potrebbero notare un'esplosione. Oh, guarda uccelli. Cioè, ho gli uccelli che addirittura mi fanno capottare i cosi. Buoni uccellini. E vabbè, sono diventato San Francesco di colpo. Facciamo una piccola pirlata. Dinamite ne abbiamo, perché l'abbiamo trovata lo scorso episodio. Io spero che la miccia non si cosi. Aspetta. Aspetta. Ok, ce la faccio a buttarla lì. Butta! Ma perché devi rimbalzarmi in giro? Aspetta, aspetta, aspetta. Ok, che pacca non ha tirato. Ritirami fuori l'ascia. Molto rapidamente. E cosa ho fatto? Oh, ha aperto una nuova zona. No, cos'è? Qualcosa devo aver recuperato, perché mi ha riempito l'inventario. Buono. Io spero di trovare magari qualche passaggio in più. Vabbè, poco male. Importante che i signori non si siano accorti. Un altro cambio di vestiti. Ha queste maniche lunghe. Perfetta. Buono, dovremmo aver recuperato abbastanza cose. Cos'è? Ma la valigia che mi assale? No. Che è stato? Ok, facciamo finta di nulla, non le sto ad aprire tutte. Buono, allora, vediamo se troviamo qualche altro villaggio. Per adesso di risorse ne ho trovate. Il problema è che devo stare attento a non usare tutta la dinamite, perché sennò devo ritornare là sotto. E io non ci voglio tornare in quella caverna. Mi sono caccato anche troppo lo scorso episodio. Devo trovare un modo per segnarmi gli accessi alle varie zone. Ci deve essere un modo. Cioè, serve a me probabilmente per segnare un luogo. Vediamo un po', dovrei avere tutto. E devo... Che ci faccio adesso? Lo devo accendere? Ah! Posso marchiarlo e cambia colore. Con questo colore rosso, ad esempio, mi segna una grotta. Oh, e mi rimane fermo sul menu, quindi anche se mi ci allontano, c'è il simboletto bello visibile. Oddio, santo daltonismo, il rosso e il verde, noi daltonici un po' li confondiamo. Facciamo un altro colore perché non lo noterò mai nella vita. Ecco, blu di sicuro sulla mappa lo noto. Ok, così tutte le grotte le posso segnare in blu. Praticissimo, ma perché non... Se avessi saputo che c'era prima sta roba. Buono, vabbè, stiamo imparando cose, Sono un survivalista in erba, letteralmente. Aspetta che mi bevo qualcosina perché siamo giù di energia. Ottimo. Ah, laggiù c'è qualcuno. E credo di essere vicino a un accampamento, perché vedo che ci hanno messo i bastoncini in giro. Io li butto giù senza un minimo di rispetto, così mi piglio pure un po' di bastoncini. L'altra volta non ci ho pensato a buttarli giù, sarò pirla pure io. Ah, mi sa che questo è un luogo in cui fanno riti o altro, Non so che magari se glieli dissacro si incazzano un attimino. Ui, l'ho vista. Sta saltando da un albero all'altro. Posso saltare da un albero all'altro, ma mi prendi in giro? Bambi, io mi leverei di lì, Perché, sapete, sono curioso di andare a buttargli giù l'albero. Ui, 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 buona. Porco cane, mi hai fatto prendere un colpo. Buona, un secondo. Presa di nuovo. Guardi che sono un po' Robin Hood, Mio cugino di secondo grado era imparentato con lo stalliere di Robin Hood. Quindi praticamente alla lontana ci sono anch'io un po' Robin Hood. Maledetta. Sì, prenderla da qua. Oh, presa! Alla, grande peraltro. Ok, devo far pratica con l'arco, perché secondo me è un'arma più potente di quanto non si pensi. E mi permette anche di recuperare le frecce. Ovviamente non mi posso difendere con l'arco, cioè non posso pararci i colpi. Però dai, la pirata di sto gioco è che non posso assegnare le armi a dei numeri, così che ho da recuperarle in fretta, che io sappia almeno. Sarebbe molto più pratico in modo tale da potersi difendere egregiamente. Oh oh. Oh oh. Che fa lei con le cose infiammate? Evitiamo di rompere le scatole al signore. No. No, stai laggiù. Aspetta, aspetta, aspetta. Tira fuori l'arco della serie, si sa mai. Aspetta, c'è una bella cosa. Gli sparo preventivamente. Uila! Ah, non si muove lui. Rimane lì. Ciccio, che fa? Wow, 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 che fai? Tieni le cose ardenti. Ma ha imparato a fare le molotov? Ma scherziamo? Vediamo un po' se... parami questo con le molotov. Ok. Ciao, Bambi. Aspetta che ho bisogno magari un po' di carne. Azunde! No, ma Bambi, stammi fermo. Mi ha rubato la freccia. Quel Bambi mi ha rubato la freccia. Riportamelo indietro, bastardo. Ok, quindi le signore dovrebbero avere anche molotov in teoria. Ne ho recuperato solo le frecce. Lo sto prendendo anche bene, le genti, non è male. Però non mi dà molotov, fettecchio. Perché è tornato un altro Bambi? Se lo piglio in pieno volto. No, stai buono, stai buono. Bambi, Bambi, stai buono. Sì, ciaone che io ti ripiglio. Oh, gironzolando a cacchio mentre cercavo il Bambi, ho trovato un villaggio. Che faccio? Oh, questo è grosso come villaggio. Oh, porco cane. Aspetta, 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 aspetta. Tienimi fuori l'ascia.
Dobbiamo evitare di destare qualunque sospetto. E io volevo mettere anche un segnalatore da qualche parte. Allora, aspettatemi mezzo secondo. Bastoncino di segnalazione. Ecco qui, costruiscilo. E vi sono tutti felici e contenti. Magari i villaggi li facciamo... È giallo questo? Credo sia giallo. Dovrebbe essere giallo. Ok, i villaggi dei nemici li segniamo in giallo. Buono! Coppo pratica sta cosa. C'è un varano lì, come poi si chiama? Vediamo un po'. Oh, le scatole di motherboard qua, di circuiti. Ah, sono pieno. Sono pieno perché sono tornato là dei container. Ne avevo preso un altro po'. Ok, recuperiamo il resto delle risorse. Bibite. Non male, anzi, aspetta che me ne cucco una. Perché devo avere sempre la stamina al massimo. Se tornano al villaggio... Perché non sto zitto pure io, porca di quella porca? Cerchiamo di rimanere bassi. E evitare di farmi sorprendere non è male. Oh, è tardino, direi. Direi che... Oh, è tanto tardino. Oh, è tantissimo. Oh, porca di quella iperporca. Sono tornati tutti al villaggio. No, 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 signore. Stia buono, stia buono. E vabbè, sono arrivati in 5 di colpo. Forse potrei mettermi in una posizione strategica e cercare di colpirli. Sì, ma ciaone. Guardalo. No, signora, signora. Cortesemente, non con le zinne di fuori, che sennò mi devo censurare i video, ma dai. Cioè, nel corso episodio ho cancellato tutte le parti in cui trucidavo le donne che avevano le zinne di fuori. Ma, cioè, ho evidenti zinne di fuori, ma vabbè dettagli. Ah, e si mette a piovere adesso, perfetto. Questo mi semplificherà tantissimo la vita, di sicuro. Allora, cerchiamo di aggirarli, magari loro mi stanno seguendo dall'altra parte e quindi non sono al villaggio. Oh, porca boia, vabbè, mi hanno già ritrovato. Con quanta rapidità... sono tutti già qua! Guarda, 1, 2, 3, 4, 5... ciaone, balla... Ah, quello è il capo e ha i suoi servi al seguito! Oh, c'han la gerarchia! Io mi tengo fuori la bomba della serie, si sa mai... Oh, oh, ho trovato i cadaveri dei passeggeri! Oh, mio Dio! Sì, ho trovato decisamente dei passeggeri! Porca di quella porca, sto anche avendo molto freddo... Pita, pita, riparti qua sotto? Dovrei ripararmi qua sotto, avanti, non puoi aver freddo, non rompere la ciolla! Guarda i passeggeri come li hanno ridotti. Bellissime opere d'arte, eh. Oh, lode al tennis, praticamente. Oh, senti, se ne sono andati, quindi io vedo di recuperare tutto. Guarda le genti veramente come le hanno ridotte. Sì, ma ci sono, mi pare, 40-60 passeggeri da trovare. No, ciccio, devi pigliarmi il coso, bravo. Esplosivo, no, bengala, ho trovato di bengala, perfetto. Questi ci saranno utilissimi se dobbiamo esplorare le grotte. Non so cosa fosse, ma mi sono cagato in mano. Non so cosa fosse, ma mi sono iper super cagato in mano. Beh, vammi qua sopra. No, non posso salire sui tetti. Sembrava la tattica della vita. No, perché sono venuto qua? Questa statua di coppia bellissima, eh. Cioè, scusate, ma questi sono andati a bordo dell'aereo vestiti da tennisti. Wow. Ok. Oh, c'è anche un'altra grotta qui. C'è troppa gente. Ritirami fuori l'esplosivo. Si sa mai. Guarda gente che c'è. Bonnie! Oh, aiuto, aiuto, aiuto. Sto facendo esplodere cose. Vabbè. Ciaone. Mi stanno chiaramente inseguendo, Mio Dio, a quanto pare era il loro villaggio principale. Cerchiamo di tenerli a bada con arco e frecce. O anche il bengala, se mai servisse. Cioè, la flare gun. Buono, ho detto. Vediamo se le frecce ti dovrebbero fermare. I colpi, alla signora. Da si avvicini, dai, che sennò mi devo censurare i video. Sai che rottura di marozzi le censurare un video. Avanti. Guarda, dalla distanza. Vabbè, che tiro. Signora, si è presa tre frecce. Dovrebbe esserci rotta un po' le scatole. Oh, alleluia. La signora ci ha scoccato sei frecce. Sei boie di frecce. Scusi, porti pazienza che un po' almeno me ne ripiglio. Oh, vedi, le ho scoccato adesso 7022 frecce. Non ne potevo più. Aspetta, aspetta, aspetta. Ciao, piccolino. No, 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 vieni qua. Vieni qua, vieni qua, vieni qua, vieni qua. Ho bisogno della tua pelliccia. Vieni qua. Stai fermo un secondo. E quanto è veloce, c'è pure il coniglio. Oh, preso, ti ho dovuto seguire per una boia di ore, santo cielo. C'ho una zanzara nella vita vera che mi sta ronzando sul braccio, mi dà un fastidio incredibile. Ok, così posso avere un po' di pelliccia per rinforzarmi e devo veramente trovare un luogo per ripararmi. Allora, ho avuto un piccolo problema, ho provato a costruirmi un riparo di fortuna, ma porco cane, non mi fa ancora dormire, non so perché. Quindi devo tornare a casa, anche perché sto letteralmente morendo di freddo e di tanto in tanto mi danneggia la salute. Mi son fatto malissimo. Che volo non ho fatto. Devo essere volato giù per uno strapiombo, dannazione. Non si vede niente. Altrimenti che io correre nel cuore della notte in mezzo alla foresta non è la migliore delle mie idee. Oh, ma dai. Gironzolando a caso ho trovato un villaggio loro. Ma che sfiga. Via di qua molto in fretta. E nonostante ci sia la luna piena, quasi non si vede nulla di notte. Mio Dio, sono mezzo congelato. Oh, almeno siamo tornati a casa. Sto morendo di freddo malissimo. Dove poi avevo messo il fuoco? Vabbè, c'era una volta un fuoco. Dove il santo cielo è finito? Accendi, 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 che sto morendo male di freddo. Butta su un pochettino di foglie. Oh,
e ci ripigliamo. Buono, sperando non mi attacchino, perché nella foresta ho sentito rumori brutti, cose che un uomo non dovrebbe sentire e men che meno vedere. Ok, almeno c'ho tutti i vari riferimenti. E adesso mi fai dormire cortesemente? Ma perché non mi fai dormire? Il cuore della notte! C'è il buiumo dovunque. Se mi attaccano mi cacco tantissimo io. Ma voi siete scemi nel cervello. Il bello è che se guardo attraverso le palizzate da costruire si riesce a intravedere bene il cuore della notte. Se esco è molto più scuro. Cioè praticamente questo piccolo trucco mi permette di vedere nell'oscurità. Oh, mica pirla del long gamer, pure casualità, ma vabbè, dettagli. Ok, e la mattina successiva non mi ha aggredito nulla durante la notte. Oh mio Dio, per fortuna, oserei dire per fortuna. Non so se che varrebbe la pena mettere un po' di trappole qua fuori. Vediamo un po' se quella cavolo di trappola per conigli. No. Mi sa che va messa effettivamente in una zona che ha dei conigli. Speravo io tipo spawnassero così ad cacchium. Ma vabbè, non importa. Tuttavia, qua fuori mi costruirei un tavolo per esplosivi. In caso di emergenza, esce questo corpo Satana, potremmo tranquillamente metterli qua sopra. E se devo tirare bombe, è meglio averle pronte all'uso. Ecco, qui non dovrebbe richiedere troppe cose. Vai e voilà. E ci dovremmo poter mettere le molotov e le bombe normali. Anche la dinamite. Beh, magari un paio di candelotti li lasciamo qui. E anche un paio di molotov, che è meglio che niente. Così che possiamo riempire l'inventario all'occorrenza. 3 unità di dinamite ci possono tornare utili. Le molotov, oddio, ce le craftiamo alla velocità della luce. Quindi farei in modo che il ripiano sopra fosse dedicato alle molotov e sotto ci metteremo esplosivi più generici. Cioè, questa la devo vedere, posso farmi il gazebino esterno? Perché? Cioè, carino, soprattutto vista mare, viene fuori una figata assurda, non dico di no. E potrei finalmente craftarmi quell'armatura, quella fatta di ossa, visto che un po' ne ho. Servirà sicuramente della stoffa e un pochettino di ossa. Ok, combina il tutto e c'ho... Credo sia l'armatura addosso. Che roba è? Armatura addosso, aumenta l'armatura. Ah, e mi dà una stanghetta bianca. Oh, è come le altre, però probabilmente resiste di più ai danni. Cosa? Da dove mi spawni? No, guarda che è subito entrato in casa. Beh, no, sento tanti suoni, c'è più di uno mi sa, ho paura che spawni. Ehi, salve signore. I bianchi... Da quando i bianchi sono in superficie? Oh mio Dio. Sono quelli che stavano nelle caverne. Guarda che grosso che... datti una calmata. Aspetta, questa legna anche forte. Oi. Gli attivo un'accettata. Oi. Stai buono. Aia. Però para anche tantissimi colpi. Potrebbe essere un problema. Ui, sono in due. Ok. Chiaramente vogliono farmi fuori. Sono in tre. Vabbè, ma tutti qua adesso. Mi hanno lasciato tranquillo stanotte. E adesso hanno deciso di attaccarmi. Bastardi. Bastardi, no, voi siete difficilissimi da buttare giù. Devo chiaramente farmi una casetta sull'albero o un riparo. Guarda gli altri due laggiù, sono in 5. Ok, devo trovare un altro riparo. Devo trovare un altro riparo. In 5 no, non ne posso affrontare 5, sono delle bestie quelli lì. Oh, senti, sai cosa? Ma avete rotto le scatole. Io vi incendio di brutto. Aspetta. Ok, la signora l'abbiamo un po' incendiato. Fotte sega lui. No, è un po' lo sente, Fotte sega, tanto altri colpietti per il bengala di troppo. Oh, mi ritengono un attimino responsabile, mi sa. Buono. Ha incendiato anche il signore lì, perfetto. Ne è spawnato un altro. Buoni seconda. Buoni seconda, ha incendiato anche lui. Ma porca di quella porca. Oi. Basta. Aspetta, ha incendiato anche te. Ok, aia, mi fanno malissimo. Porco cane, guarda, aspetta. Mancato, no, l'ho preso. Aiuto. Ui, buona. Alto, ti muoio malissimo. Aspetta, piglialo. Fammi di attacco. Sto tizio ci mette un'ora per farmi gli attacchi pesanti. Di sicuro l'hanno sentita. Aspetta, no, devo indietreggiare. Questo addirittura è ancora in fiamme. Guarda che casino. Madò, che assalto, ragazzi, che assalto. Ci muoio. Mi ero bloccato malissimo nelle rocce. Devo tornare in casa. E pure un altro è arrivato. Ehi, porco cane. No, un secondo. Ora un secondo, non ti pare che ti curarmi. Qual era? 4 per curarmi, mi pare, il pulsante. Dimmi che ho pulsante sbagliato. Sì, giusto, corretto. Ok, buoni. Mato. Si sono incazzati troppo perché gli ho saltato il villaggio. Buono un secondo che ha rotto la ciolla. Ok, mi butto in acqua. In teoria in acqua non dovrebbero seguirmi, credo. Guarda che casino. Sì, vabbè, aspetta un secondo. Mi è venuta l'idea folle. Ah, sono caduto. Se riesco a mettermi qua sopra, in teoria li posso colpire con le frecce. Buongiorno ragazzuoli. E adesso cosa facciamo? Come la mettiamo? Perché io vi posso colpire in tutta tranquillità. Oh, che fai? Dove vai? Qualcuno in acqua c'entra ogni tanto. Oh, mica abbandonano la zona, Mi hanno completamente circondato. Guarda che roba.
Oh mio Dio. Io devo sperare di farli finire in qualche trappola. Porco cane. Sono anche troppo veloci. Mi stai fermi. Oh, tipo il signore lì. Non sarebbe male. Signora ignuda laggiù. Perfetto. Sì, però se mi vieni anche sotto non sei furbo, eh. Mi è proprio arrivato sotto. Alcuni sono scappati, ma un po' di gente ancora mi resta. Scusi, porti pazienza che è difficile calcolare bene la mira. Buono. In teoria dovremmo aver risolto questa brutta situazione. Non mi aspettavo un assalto del genere. Io tranquillo, tranquillo, ho detto, vabbè, metto le paretine con calma, non ci sono problemi. E ciaone, eh? E tanto ciaone. Ok, a quanto pare si vendicano, sono bastardi. Anche io volevo esplorare un po' la zona. Ciao tizio, no no, vieni qua, vieni qua, vieni qua, vieni qua. Ti insegno io a saltarmi il villaggio senza un minimo di rispetto. Ok, petti, è che tuo tizio c'ha evidenti problemi a colpire con l'accetta. Cioè la mia unica arma principale. Mettiamola così, alla luce degli ultimi eventi direi che è il caso di riparare un po' meglio la base. Vediamo se sto coso mi ha raccolto la linfa. Ne ha raccolta anche tanta, 17. Buono, 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 buono. Ce ne vorrebbe più di uno. Aspetta, butto giù un po' di rametti perché li ho usati tutti per far frecce, porca di quella porca. E a tal proposito direi che cosa buona e giusta farsi il cesto portafrecce da lasciare qua in parte. Me ne serviranno parecchi di bastoncini, così che ci posso depositare le frecce quando le ho già craftate. E se devo rifornirmi non devo stare a rifarle da capo, ma basterà che venga a prenderle direttamente qua. Ed ecco qui, ci posso depositare un bel po' di frecce. Buono, buono, buono. E il resto che dovrei me le crafto all'occorrenza. E direi che mi è andata bene che il gioco non mi ha spawnato i mutanti con braccia e gambe multiple. Ringraziamo veramente il gioco che è stato così magnanimo. No, vi giuro, quando lui si è arrivare mi sono cacato troppo. Ecco qua, un'altra sezione fatta e pian pianino vediamo di estendere il resto. Il problema è che li vedo ancora che girano qua attorno. Dovremmo costruire veramente qualche trappola un attimino più seria in modo tale da poterci difendere egregiamente. Cazzo, mai ci attaccassero, metterei un po' di ste trappole, queste qua spuntoni, che in teoria dovrebbero fargli un bel po' di danni ai cicci. Ah no, siete già tornati. Cioè mi piace quando è che mi fisci. Guarda, è quello che avevo ustionato prima. Porco cane. Ma guarda che fettente schifoso. No, mi resti un po' più morto. Che è tornato a finire il lavoro. Bastardo. Oh senti, posso aggiungere qualche altro braccio e gamba alla collezione qui, perfetto. Pian pianino si dovrebbero essiccare. La carne qua è a posto. Aspetta che me ne porto via un po', perché si sa mai che mi venga fame lungo il viaggio. Anzi, mi devo già nutrire. Mettiamo gli ultimi bastoncini e la trappola è attiva. Devo solo sperare che ci mettano i loro santi piedini. Ne metteremo magari più di una e forse funziona. Ma tanto forse. Diamoci una lavata veloce che siamo ricoperti di sangue. Ok, così dovremmo essere a posto. Ancora non so se ti pigli veramente le infezioni in sto gioco, eh. Però ve lo eviterei. Cioè con tutte le sfighe, perché quella cosa. Guardate cosa c'ho, la camicetta. Mi piacerebbe vedere cosa boia di, che boia di vestito sto indossando, eh. Buono, io ho ritrovato l'accampamento con le tende dove c'erano una marea di frecce. Ok. Oh, anche i flare c'erano. Aspetta, sento rumori attorno a me, la cosa è inquietante. Vi giuro, sto girando per la foresta e ce ne sono molti di più adesso. Fammi mettere mezzo segnalatore qui. Ah, mi mancano i classici bastoncini. Aspetta un secondo. Beh, c'è qualcuno qua attorno. Lo dobbiamo mettere di un altro colore perché questo è un luogo buono. Ecco, glielo faccio bianco a indicare un luogo neutrale in cui ci potrebbero essere scorte. E un'altra pentola che l'avevo dimenticata dallo scorso episodio. Sono respawnate le risorse? Mi sa di sì. E almeno mi posso recuperare una marea di frecce, così posso risparare con l'arco. Mi domando se posso far... Ho mangiato un funghetto, porco cane, stavo premendo e non mi sono accorto. Non è un problema una dipendenza da funghetti anche prima di partire per sto viaggio, eh. Ok, quindi questo è un luogo tra virgolette sicuro, un avamposto in caso d'emergenza. Aspetta che mi ricopro di nuovo di pelle di lucertola, visto che ne abbiamo uccise a pacchi. Perché se quei fettecchi mi riattaccano, io sono nella M più totale. Oh mio Dio, ho trovato un procione, ma davvero? C'è anche il procione, non lo sapevo. Quanti animali hanno aggiunto in sto gioco? Aspetta, aspetta, recuperiamoci un po' di pelliccia del procione e anche un po' di carne e... Ah, ovviamente anche la freccia. Ottimo. Ho trucidato praticamente quasi tutte le tipologie di animali in questo luogo. E qui c'era un altro villaggio che non avevo ancora visitato. Quindi ce lo possiamo segnare con altri bastoncini. Devo stare solo attento che non mi arrivino le genti. Anche perché è da queste parti che l'altra volta mi sono spunati quelli con le braccia e le gambe. No, assolutamente no, ma basta, eh. Aspetta un attimo, quello è il culo dell'aereo. Oh, beh, quello è il culo di un signore. No, quelli sono i due signori che corrono col culo di fuori. Ma vabbè, dettagli. Farebbe la pena segnare anche il culo dell'aereo, perché posso tornare qui a ripigliarmi un bel po' di risorse. Anzi, aspetta che mi tengo fuori l'accetta all'occorrenza. E rieccomi qua. Buongiorno signorina, come va la vita? Non faccia caso a me. Mi piace come la signorina fa finta di essere morta, ma in realtà sta continuando a lavorare e mi rifornisce tutto l'aereo. Va, che spettacolo, stavolta avrei potuto portare via quasi
quasi tutto. Però mi posso craftare un pochettino di molotov. Ecco qua, così utilizziamo subito l'alcol in eccesso. Perfetto. E ora me lo posso portare via tranquillamente. Bravissima signorina, complimenti, un attimo lavora, eh. Una dedizione anche dopo la morte, una cosa incredibile. Buono, qua mettiamo un altro bastoncino da segnalazione, perfetto. E, porco cane, i colori proprio, non potrò mettere altro. Vabbè, lo facciamo sempre bianco. Comunque luogo neutro e via dicendo. Ho sentito un suono veramente tanto brutto. Ma tanto brutto. Oh, buongiorno, guarda, me lo sentivo che lei era da ste parti. Cioè, è spawnato in culolandia, lei signore con molte braccia, eh. Ma vabbè, dettagli. Che dite, proviamo ad affrontare il signore? Se lo attacco dalla... Oh, io speravo che rimanesse bloccato. Quanto è veloce. Ma te sei scemo. Però l'ho attaccato e scappa. Arriva il momento nella vita di un uomo in cui sa che sta facendo una pirlata di dimensioni bibliche. Ma si sa, non sono rinomato per essere così furbo. Ciao ciccio. Preso, 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 ma mi segue comunque. Ricarica la prossima, porco cane. La L e mi serve un'altra mano per premere la L core. Oi, 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 buono, buono, buono. Pigliatene un'altra, ne gradisca un altro. Ho alcol come lo ci fosse un domani. Aspetta, aspetta, non mi giro neanche. Non mi giro neanche. Ah, ah, è ancora bello infuocato. Aspetta, 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 aspetta. Provo ad attaccarlo un po' dalla distanza. Quando gli tiri le frecce e poi fugge. Ciaone, sì, ciccio, non posso pigliarti fino... Scappa? Scappa, scappa. Oh, potrei parlare con qualche arma più potente, eh. Ah, dove la mia... Cioè, perché ho poca dinamite, volevo tenermela da parte. Però senti, a male estremi, estremi rimedi. Ho ancora orologi e monetine. Una ce la possiamo fare. Ci mettiamo un po' di cosa così appiccicaticcia. Buono. E adesso si fa un giochino molto divertente. Appiccica la bomba sulla schiena del mutante incazzato con la vita, che peraltro ti rincorrerà e quindi la bomba ti esploderà vicino. Non dico altro, è una delle mie peggiori idee. Ah, ho trovato un'altra grotta nel frattempo, quanto sono contento. Madonna, quanto fa schifo, ciao, ciccio, prendi la bombina. Via di qui. Aspetta, aspetta, vediamo se la sente tutta. Oh, l'hai sentita un po' la bombina? Resta lì, non ha capito cosa è successo. Aspetta, aspetta, aspetta. Oh, oh, mi sa che ha capito cosa è successo. Mi sa che ha capito cosa è successo. Corri, 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 corri via. Corri via, ma sei scemo. Ah, corri verso la collina. Corri verso la collina. Signore, ne possiamo parlare? No, no, no. Ok, non ne parliamo. Non ne parliamo, come l'ho detto. Via, 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 via. Ok, qua sul signore non mi vuole inseguire. Guarda, io non ci sono problemi. L'attacco dalla distanza, eh. E poi lui riscappa via. E che due maronzoli. Lo senti, con qualcosa dovrei riuscire a farlo fuori. Guarda quanta boia, non è grosso. Aspetta. Nee. Buono, buono, buono. Oh, l'ho mancato clamorosamente. Forse l'ho preso. Forse l'ho preso, non lo so. È tanto dietro di me. È tanto. Ok, l'ho preso, l'ho preso, l'ho preso, l'ho preso. Veloce di molotov. Vai di nuovo di molotov. Ok, corri, ciccio, via. È morto, non lo sento più. È morto! L'abbiamo ucciso, non ci credo mai nella vita. Oh mio Dio, l'abbiamo ucciso. Ho peraltro messo una molotov accesa di nuovo nell'inventario. L'ho ucciso tantissimo. Vedi che qualche volta allora l'avevo preso con le frecce. Lo posso scuoiare? Ma davvero? Ok, che cosa mi ha dato? Armatura inquietante mi ha dato. Cos'è un'armatura inquietante? Cos'è? Aumenta l'armatura. Butta su. Ok. Devo avere i pezzi del ciccio attaccati addosso. Infatti è viola. Ah, mi sa che non avrei dovuto farlo, Mi domando se possiamo smembrare un pochettino il signore, tanto che ci siamo. Braccia ne dovrebbe avere come non ci fosse un domani, quindi... Oh, senti, prestami una... Dammi una mano, anzi, dammi un braccio direttamente. Ah, no, il signore non regala nulla. Porca di quella porca, niente da fare. Vabbè, poco male. Uiii, ci siamo distrutti uno di quei grossi cosi. Sì, vabbè, 8022 colpi necessari, peraltro, Nelle tende dei campeggiatori non c'è nulla che possiamo utilizzare. No, a quanto pare no. C'è un altro villaggio laggiù. Però, dato che abbiamo trovato l'accesso a una grotta, è cosa buona e giusta segnarselo. Oh, no, 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 grotte sto episodio no. Ci ho avuto troppi traumi. Questo episodio ci divertiamo a esplorare e a quanto pare uccidere i codi giganteschi. Aspetta, avevamo detto quello blu. Oh, oh. Perché dopo che ho ucciso il tizio sono arrivate le genti? Tante genti. C'è pure quello che lancia le cose infuocate. Ah, dannazione. Spero che non ci sia una vendetta dato che gli ho ucciso il tizio con molte braccia. Magari per loro era tipo una divinità o altro. Vai a sapere. Però sai cosa? Gli devasto tutto. Fotte sega, io gli devasto tutto adesso. Mi sono rotto le scatole. Aspetta, ma ci sono due caverne vicine. Una è là e una è qua. Ah, siamo qua delle tende dello scorso episodio. Anzi, due episodi fa, credo. Non è una grande idea quello che sto per fare. Non è per... Giusto un'occhiata veloce. Me ne pentirò molto in fretta. Lo sappiamo tutti. Che scendendo qua sotto me ne pentirò tanto in fretta, perché finché non ho una boia di torcia. Ah, porca di quella iperporca, dove sto andando? Cioè, peraltro è 3 ore che scendo. Oh, oh. Questo posto è diventato tanto inquietante.
Sento rumori strani nell'oscurità. Vediamo un po' di far luce su questa situazione. Ah, troviamo già subito teschi, ma ne abbiamo a pacchi, a quanto pare. È una grotta con... Mio Dio, è oscurissima. Vabbè. Si scende ancora laggiù, vedo un'altra corda. Oh, oh. Potrebbe essere un bel problema. Diamo giusto un'occhiata in giro, ma veloce, perché io ho intenzione di uscire da questa grotta molto in fretta. Non me la esploro tutta, perché sono impartita già da un'ora e mezza abbondante. Oh, no. È una grotta sommersa, ma mi prende in giro. Ah... Devo passare dall'altra parte. Ciaone. Sto tizio non mi vede niente sott'acqua. Ok, fatemi accendere mezzo fuoco perché sto anche morendo congelato dopo che sono passato sott'acqua. Ah, buttaci dentro un paio di centoni. Sento rumori brutti là sotto. Sento tanti rumori brutti. Cosa c'è? Aspetta che lancio un mezzo flare, visto che ce li siamo portati via. Scusa, boia di flare, dove sei? Anzi, bengala. Vai di bengala. Lo dovevo accendere prima, vero? Sono un bambino molto scemo. Oh no. A proposito di bambino, quelli... No, i bambini no. I bambini mutanti. Yay, che bello le soddisfazioni. Non guardate che meglio. Facciamo che li pigliamo dall'alto e vi sono tutti felici e contenti. Ok, ok. Per fortuna che con una freccia li one-shottiamo. Ehi, ehi, ehi. Aspetta un attimo, qualcosa produce luce. Oh, prafo pampino. E quello è il mio flare, peraltro, ma vabbè, dettagli. Aspetta, c'è la corda per scendere. Oh, guarda lì là. No, 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 io con... Porco cazzo, l'avete visto? È partito tipo a razzo il bambino. No, no, non mi puoi fare queste cose. Io mi cacco troppo. Guardalo che sta cercando di raggiungere. Facciamo una cosa. Io censuro sta scena perché si sa mai, E ci vediamo tra poco. Ok, a posto. Visto niente, non ho trucidato bambini mutanti. Guardate. Questo è un generatore. Ma... No, è un proiettore. Oh, io me lo porterei via volentieri. Non ho modo di afferrarlo. Dannazione. Poi peraltro come riesce ad alimentarsi qua sotto. È morto, per essere morto è morto. Ma mi sono cacato tantissimo. E ho trovato un bel po' di benzina, tante caniche di carburante e una tenda in cui dormire. Questo chiamiamolo un segno del destino, che io non devo andare avanti oltre. Perché, no, ma voi siete scemi nel cervello. No, io già mi cacco qua. Io già mi cacco qua. Buono. Ok, allora, questo è un ottimo punto in cui terminare l'episodio. Spero che vi sia piaciuto anche questo. È successo letteralmente di tutto. Ci hanno assaltato. Ah, mio Dio, abbiamo visitato luoghi. Delle caverne, no, dimentichiamoci queste buie di caverne che sono tra super inquietanti. Ok, do giusto un'occhiata veloce. Giusto un'occhiata iper super veloce. Vediamo un po'. Ah, c'è un passaggio. Dimmi che conduce fuori. Ehi, conduce veramente fuori. Vedo della luce. Aspetta un secondo. Siamo all'interno del buco? Manca ancora tanto per raggiungere il fondo. Oh mio Dio! Siamo veramente all'interno del buco. Ciaone! Aspetta, io proseguo per di qua. No, no, giusto un'occhiata veloce. Poi torno dentro a salvare la tenda, e ci rimango qui. Ah, ci sono tende anche qua fuori. Non so se ci sono cose là sotto, non lo voglio sapere. Però pare che qualcuno si sia accampato qui. Non so come ci siano arrivati, però ci sono droghe come ci fosse un domani. E me le calerei anch'io se avessi visto quei bambini in mutaforma lì, mutanti là dentro. Bastoncini che recupero molto volentieri. Tanti bastoncini. Dimmi che c'è tipo esplosivo altro qua dentro. Ti prego. Cioè, prendere ad accettate delle casse piene di esplosivo non è la migliore delle mie idee, ammetto. E questi sono flare? Bengala, perfetto. Porta via tutti i bengala che ci serviranno per far luce e... Vediamo un po' la foto di un albero. Aspetta, questo sembra l'albero che è vicino a casa mia. Probabilmente dobbiamo far esplodere cose o ci sono dei tesori. Ok. E cibo, bibite, bevande. E vabbè. Ok, abbiamo trovato una marea di risorse. Che cosa è buona e tanto giusta. Quindi direi di tornare indietro a salvare, perché qua non mi fa salvare. Ma porco cane, ma è una gioia. Quindi, casomai, nei commenti fatemi sapere se avete qualche consiglio. Lasciate un bel viaggio e continuare la serie. Condividete il video per crescere. E noi ci vedremo nel prossimo episodio. Io me ne torno fuori di qua tanto rapidamente. Ciao, ciao!